Noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco segue quando parlo di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra. Basta. Amici di TV Gargano, ben trovati a questa nuova puntata di Corsa a Palazzo, una nuova puntata con un gradito ospite. Vado subito a presentare il consigliere comunale di San Giovanni Rotondo, Giuseppe Miglionico. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti, ringrazio TV Gargano per il servizio che svolge e saluto tutti i telespettatori di questa TV del web. Un piccolo passaggio lo volevo fare anche sulla presentazione, Antonio. Sì. È vero che sono consigliere comunale, però chiaramente sono qui anche in veste di segretario cittadino dell'UDC, partito certo, che mi onoro di rappresentare e che negli ultimi anni sinceramente mi sta dando delle grandi soddisfazioni, a me ma penso anche alla nostra città. Certo. Buonasera a tutti. Segretario cittadino dell'UDC, naturalmente ricordiamo anche la tua esperienza, la tua corsa alle regionali dello scorso anno, dove hai ottenuto un lusinghiero risultato. Per poco, come dire, non ti abbiamo visto a via Capruzzi, però sappiamo che sei anche uno stretto collaboratore del consigliere regionale, l'amico Napoleone Cera. Allora Giuseppe, iniziamo questa nostra puntata, questa nostra chiacchierata. Tu sai che noi non usiamo chiamarli dibattiti, ma facciamo delle chiacchierate amichevoli per illustrare ai cittadini, a coloro che andranno a votare il prossimo 5 giugno, i programmi per amministrativi, appunto per i prossimi anni di governo. Tu hai scelto, Giuseppe, di appoggiare la coalizione insieme al tuo partito, assieme all'UDC, la coalizione di Costanzo Cascavilla come candidato sindaco. Perché avete optato per la figura di Costanzo Cascavilla? Sì, noi innanzitutto voglio dire perché di questa coalizione. Allora, noi abbiamo fatto un ragionamento all'interno, ecco, di quella maggioranza che ha visto concludere il mandato a Luigi Pompilio, un mandato che sicuramente la prima volta nella storia di San Giovanni Rotondo che va a conclusione, che dura 5 anni, perché qualche altro mandato che è andato a conclusione era anche quando le amministrazioni duravano 4 anni. Sì, 4 anni. L'ultima è stata Davide Pio Fini. Davide Pio Fini. Cosa è successo? Noi, il percorso un po' è conosciuto da tutti. A un certo punto della vita amministrativa di questi 5 anni, nei quali noi nei primi 2 anni eravamo all'opposizione, dopo il secondo anno, all'inizio del terzo anno, già l'amministrazione Pompilio aveva dei grossi problemi di ne abbiamo tenuta, discusso a lungo. Grossi problemi certo, di tenuta. E a quel punto c'era da fare una scelta, se sciogliere un consiglio comunale che nei primi 2 anni in realtà non ha prodotto quasi nessun atto, tranne qualche piccolo atto amministrativo, qualche piccolo progetto. Diciamo normale amministrazione. Oppure cercare di trovare una soluzione, visto che il nostro paese, non dobbiamo dimenticarlo, è un paese che ha vissuto delle tragedie amministrative negli ultimi anni amministrativi. Ultimi 10 anni. Diciamo. Addirittura circa ogni 2 anni, 2 anni e mezzo cadevano le amministrazioni e bisognava andare a recarsi di nuovo alle urne. Uno dei tanti motivi è stato proprio questo, cioè cercare di riportare la cultura di governo, una cultura che nel momento in cui consiglieri comunali, amministrazioni vengono elette, secondo me hanno il dovere di mantenere tutto il mandato, perché le difficoltà ci sono dappertutto, ci sono anche nelle famiglie. Pertanto le difficoltà non è che tu alla prima difficoltà, come succede oggi nelle giovani coppie, si sposano e dopo 1 anno, 2 anni
mandano a rotoli il matrimonio. Le difficoltà si risolvono, si discutono, si affrontano. E noi abbiamo pensato a questo. Innanzitutto evitare al Paese una nuova competizione elettorale dopo 2 anni, che ci costa, nonostante forse la gente non lo sa. Non sa che un'elezione amministrativa costa oltre 400.000 euro alla città nei bilanci comunali, che ultimamente, insomma, i bilanci comunali di tutti i comuni d'Italia sono sempre, sempre più ridotti, perché i trasferimenti diminuiscono. Abbiamo pensato di trovare un punto di incontro, non più dal punto di vista politico, ma ovviamente da un punto di vista governativo, di progetti, di progettazione, di portare avanti alcuni punti importanti per la nostra città, che vedevano, insomma, queste criticità continue nel nostro paese. Allora ci siamo seduti un po' di consiglieri. Nella prima fase l'UDC singolarmente, con il gruppo consigliare che aveva a quel tempo 2 consiglieri comunali, entrò in maggioranza e ci entrò a pieno titolo, ci entrò nominando anche un assessore politico. Diciamo, è stato un periodo anche di molto vigore da un punto di vista. Da quel punto, secondo me, da quel momento è iniziata una vita amministrativa e di governo nuova. Una vita amministrativa che ha visto il Paese che ha iniziato a vedere un po' di novità, a vedere un po' di movimento, di lavoro, di manutenzione, di sistemazioni, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo, nella manutenzione ordinaria, nell'abbellimento delle piazze, nell'abbellimento dei giardini, l'abbiamo fatto partire. Il primo atto è stato far partire quel progetto che io mi onoro di aver, ecco, di aver ideato, perché è da tempo che si parlava, tanti assessori ci hanno provato, non ci sono mai riusciti. Quel cosiddetto progetto Adotta un'aiola, che ritengo sia stato un progetto molto valido, anche perché oggi vediamo alcune aree verdi del nostro paese che vengono delle aree private affidate, delle aree pubbliche affidate ai privati senza fargli pagare niente. Esattamente. E neanche noi, neanche il comune paga niente. Loro l'unica cosa che in cambio mettono il pannello pubblicitario. Sotto forma questa pubblicità è sostanzialmente il costo che ci considera e ci consente di tenere queste aree pulite, ordinate, belle, con i fiori, eccetera, eccetera. Da lì poi comunque, nonostante la manutenzione ordinaria dell'arredo urbano, abbiamo comunque fatto partire, iniziato a progettare, a far partire i grandi progetti. Progetti che ormai conosciamo tutti e che, anzi forse detti e ridetti tante volte, tipo la Fogna Bianca, la piscina coperta, adesso è stato già affidato anche il progetto di, che se ne parla poco purtroppo, della pubblica illuminazione, no? Il cosiddetto efficientamento energetico. Certo. Anche quello a giorni partiranno i lavori, però è tutto concluso, l'iter, anche il contratto. Ecco Giuseppe, quindi alla fine di questi 5 anni ritieni che i grandi progetti siano stati più portati a termine? Io ritengo che tutto quello che ci siamo prefissi di fare lo abbiamo fatto. Portato a termine deve essere chiaro. Sono progetti piccoli che sono andati già a termine, ma dei grandi progetti è chiaro che se tu non li imposti in un certo modo e nel momento in cui chiudi tutto l'iter che partono, portare a termine potrebbe significare finire dei lavori, ma sappiamo bene che la Fogna Bianca aveva bisogno di una copertura finanziata elevata, parliamo di circa 5 milioni di euro, e ha bisogno anche di una progettazione, di un appalto abbastanza pesante, consistente, che ha portato via dei tempi molto lunghi. Però, diciamo, la grande soddisfazione è quella di aver concluso tutto l'iter. L'iter del finanziamento di questa opera e l'iter anche dell'assegnazione, tanto che sono iniziati i lavori da qualche giorno. Ora, dopo aver fatto questo, è chiaro che l'amministrazione successiva, se vuol dire delle bugie, possono dire che hanno fatto partire loro i lavori, ma in realtà conoscono tutti quali sono i fatti. Diciamo che con Costanzo Cascavilla si potrà avere quella continuità amministrativa? No, questo è un altro aspetto. E dicevo, noi abbiamo fatto questo lavoro in questi anni, con una scelta anche coraggiosa. Certo. Perché abbiamo fatto scelte che possono essere sicuramente, sono diverse dalle solite scelte di coalizioni, perché noi oggi naturalmente siamo nel centro-sinistra come UDC, lo siamo in provincia,
lo siamo in regione e lo siamo anche in governo con Renzi, anche se spesso, quasi sempre, in conflitto, diciamo in conflitto a Roma, dove tanti decreti, tante leggi che vengono portate in Parlamento, noi le votiamo contro. La legge elettorale, la legge sulle riforme, la legge sulle unioni civili, eccetera, eccetera. Però nonostante tutto si ritiene di tenere il governo in piedi. Perché? Perché è necessario fare un cambiamento. Adesso cosa succede? Nel momento in cui è finita, è andata a termine l'amministrazione, questa amministrazione, noi abbiamo detto tra di noi, visto che siamo riusciti, a differenza di altri mandati, a portare a termine questo governo e anche a fare le opere, a far partire le opere, perché non cerchiamo di ripartire da questo blocco e ad allargarci ad altre forze politiche che vorranno, come noi, mettere da parte finalmente quelli che possono essere dei problemi anche di natura personale, problemi certo, anche di natura politica, di visione politica, che abbiamo visto anche e in guardare in maniera chiara e semplice alla città. Cosa è successo? Abbiamo iniziato a fare degli incontri. In questi incontri c'era anche l'attuale sindaco, il quale inizialmente aveva detto sì, anche a me interessa andare avanti con questa compagine cercando di allargarci, perché sono certo che dare il paese all'attuale sinistra di San Giovanni Rotondo potrebbe essere dannoso. Poi ne spiegherò anche i motivi. Certo. Niente, è partita così questa idea. È chiaro che la difficoltà, non ci sono stati dei veti nei confronti del ricandidare Luigi Pompilio sindaco, ma c'è una obiettiva e oggettiva difficoltà. La difficoltà stava nel fatto che Pompilio non ha finito il mandato con la coalizione che lo ha eletto sindaco. Ha finito il mandato avendo, diciamo, il sostegno di persone che provenivano da esperienze diverse. Cosa succede? Che noi, ricandidando Pompilio, diventava una chiara riproposizione e diventava una chiara anche situazione politica. È come se noi riconoscevamo un ruolo politico. Certo. Invece noi abbiamo detto a Pompilio, fai la lista, stiamo tutti quanti insieme e scegliamolo insieme un sindaco, un candidato sindaco, che possa essere anche scelto Avete magari da una persona che... anche l'opzione delle primarie? L'opzione delle primarie è stata molto discussa, tra i tanti anche Mimmo Longo, ma anche lo stesso Mangiacotti volevano tentare di fare le primarie. Ma abbiamo visto che c'erano un po' nei tempi, un po' anche delle difficoltà a fare le primarie di alcune forze politiche. Io sono tra quelli che non ho problemi a fare le primarie, le ho lanciate alle regionali, figuriamoci per le comunali. Però poi che succedeva? Che mentre facevamo, si susseguivano tutti questi incontri, c'erano un po' di malumori, perché Pompilio a un certo punto diceva ma io vorrei essere ricandidato sindaco, noi spesso diciamo sarebbe opportuno non farlo, sarebbe opportuno trovare un'altra figura, facciamo un passo indietro tutti, troviamo una figura esterna che può essere una figura professionale. A un certo punto lui è partito, no io voglio riprovare perché ho fatto 5 anni eccetera eccetera, nessuno glielo ha potuto negare. È una sua ambizione, la rispettiamo, e ognuno è andato per la sua strada. Tanto che ci troviamo degli 8 consiglieri, 7 che abbiamo mantenuto fermo quell'impegno che abbiamo preso per portare avanti, ed è entrato un altro consigliere, Antonio Pio Cappucci, che voi conoscete, ed è entrato anche un consigliere provinciale a far parte di questa compagine. Ora, nel momento in cui ci sono stati vari incontri, è uscita fuori questa proposta di Costanzo Cascavilla. Costanzo Cascavilla è un professionista, non è un politico, certo, anche se è molto esperto dal punto di vista anche politico, perché è laureato in scienze politiche, è una figura professionale, ha lavorato sempre con enti pubblici, con i comuni, con le regioni, anche in progetti ministeriali, europei, eccetera. E diciamo che è una figura che, tranne qualcuno, ha messo subito tutti d'accordo. Qualcuno l'ha accettato un po' più alla fine. Certo. Quando la figura è largamente condivisa, è inutile andare alle primarie, perché sarebbe poi un massacro per chi si presenterebbe contro quella persona. Allora, si è condiviso in maniera serena, tranquilla, e riteniamo che sia stata oggi più che mai la scelta migliore.
La scelta migliore perché? Uno, perché il paese, dal punto di vista delle risorse di bilancio comunale, non ha più gli spazi che aveva una volta, non ha più quei bilanci. Io mi ricordo che nel 2005, 2006, 2007 si chiudevano i bilanci con avanzi di amministrazione di 6 miliardi, 6 milioni di euro, 5 milioni, 8 milioni. Bei gruzzoletti. Oggi chiudiamo giusto giusto a pareggio, quindi anzi spesso facciamo anche dei movimenti singolari, siamo costretti a tagliare delle risorse da alcuni settori pur di chiudere in pareggio. Ma comunque chiudiamo in pareggio. Io vorrei sfatare. Alcune forze politiche, appunto, hanno. Io vorrei sfatare questo mito che gira in questi giorni. Dei dubbi sull'effettiva. Qualche forza politica sta dicendo che il nostro comune ha sull'orlo del un dissesto. Problema serio dal punto di vista del bilancio, addirittura sull'orlo del dissesto. Allora, io lo dico per i cittadini per tenerli tranquilli, ma i bilanci sono pubblici. Allora, è facile dire sciocchezze in questa fase perché tutti vogliono dimostrare di saperne una più degli altri. Ma in realtà il nostro è un comune virtuoso, è tra i pochi comuni che chiude in attivo. Lo scorso anno è stato tra i 108 comuni su 8.000 che ha chiuso in attivo. Ma poi si evince da una cosa molto semplice. Noi abbiamo, come hanno tutti i comuni, la possibilità di attingere a quelli che sono dei fondi che i comuni chiedono alle banche, le cosiddette anticipazioni di cassa. Nel gergo imprenditoriale si chiamano i fidi, no? Sono degli affidamenti che si fanno alle aziende nei momenti in cui di difficoltà oppure se tra l'incasso e l'uscita i tempi sono diversi, proprio si va ad anticipare queste anticipazioni qualcuno ha acceso un po' l'allarme, diciamo così. Ecco, le anticipazioni, noi abbiamo, non voglio ricordare male, se 4 milioni e mezzo, 6 milioni di euro di possibilità di accedere di anticipazione. Ad oggi il comune di San Giovanni Rotondo non ha mai toccato un euro nelle anticipazioni, quindi vive di vita propria, vive di bilancio proprio, con tutte le difficoltà che ci sono state, difficoltà che provengono da tanti lati. Uno dei tanti è stato il problema della Gema, che ci ha purtroppo, c'è stato un mancato incasso di circa 2 milioni di euro, e quella è tutta cassa che viene a mancare. Un altro problema sono le risorse che continuamente riducono i trasferimenti statali. E c'è un altro grosso problema che va, anche questo, messo a conoscenza dei cittadini. Sicuramente il motivo è la crisi economica. Il comune non ha avuto l'ingresso di tasse comunali di circa 8-9 milioni di euro. Quindi l'ente comune avanza dai cittadini circa 8-9 milioni di euro. Dovrebbero esserne 11, però quelli già certificati ne sono 9. Nonostante questi soldi che non sono entrati, il comune comunque riesce a tenere i servizi essenziali e non va in deficit. Poi c'è quell'altra questione della TARSU degli albergatori che. E sono compresi in questi 8-9 milioni la Tari, che ultimamente ha cambiato ancora nome, si chiama Tari, che gli albergatori dovrebbero dare al comune. Anche la questione degli albergatori sulla Tari. Chiariamo anche questo aspetto. Gli albergatori sostengono che per quanto riguarda le camere, il comune dovrebbe mettere le stesse tariffe che si mettono per la civile abitazione. E su questo ha aperto un contenzioso, ha fatto una causa che ha vinto al primo e al secondo grado. Quindi se una persona vince una causa, si ipotizza che abbia ragione. Con questa ragione dovrebbero essere circa 1.200.000 euro i soldi che il comune dovrebbe rendere alle strutture alberghiere. Certo. Però il dato è un altro, che le strutture alberghiere insieme a tanti altri dovrebbero dare al comune oltre 4 milioni di euro. Quindi al massimo si potrebbe fare una compensazione, anche se in questo campo non è facile. Perché la tassazione dei rifiuti è un po' particolare, è una tassa che è direttamente proporzionale. Cioè che significa? Tutto quello che il comune spende per questo servizio lo deve recuperare dall'utenza, da tutti i cittadini. Quindi fare una compensazione che significa? Se io ho preso 1.200.000 euro in più, che poi in realtà non li ho presi perché non li hanno mai pagati,
Cosa dovrei fare? Dovrei restituire il 1.200.000 euro a chi ha ragione, certo, perché ha vinto la causa. Ma quel 1.200.000 euro io non lo posso prendere dal bilancio comunale e rimpinguare quella somma. Lo devo andare a distribuire sulla città, su tutti gli altri servizi, dalla civile abitazione a tutto il resto. Quindi anche questa è un'operazione tecnica molto difficile, ma comunque si trova una soluzione. Quindi siamo in un bilancio tranquillo, sereno, non ci sono problemi di bilancio, non c'è problema di dissesto. La cosa brutta è quando si cerca di prendere voti terrorizzando i cittadini. Bisogna prendere i voti sulle proposte. Per esempio, se uno vuol prendere i voti sull'immondizia, chiama la cosiddetta immondizia, lo può fare, ma proponendo un nuovo metodo di gestione, quello che noi vogliamo fare, attivando degli impianti che trasformano i rifiuti da costo a ricavo, e cose che ci sono già all'interno del programma di Costanzo Cascavilla. Attivare una raccolta differenziata in maniera, ecco, più ordinata. Purtroppo anche qui dobbiamo parlare del problema della raccolta differenziata, che non è solo un problema, che i dati sono buoni, abbiamo superato il 50-55%. Abbiamo parlato tante volte, dati buoni, però, come dire, i cittadini buoni vedono altro. I cittadini stanno vivendo un disagio che è dovuto a due motivazioni. Uno è che abbiamo una ditta che purtroppo è andata in fallimento e ha tante lacune, e quindi ha difficoltà a fare una differenziata con mezzi sicuri, con mezzi idonei, certo, e anche sistemando il personale in un certo modo, eccetera, eccetera. E l'altro problema è il cosiddetto senso civico. Ma il senso civico io lo giustifico pure, perché se non ti viene dato un servizio idoneo, la gente, avendo difficoltà, c'è chi reagisce in un modo e chi, sbagliando, reagisce in un, certo, altro modo, prendendo il sacchetto e buttandolo per strada. Anche se ci sono delle zone dove potrebbero andare a buttare il sacchetto. Abbiamo messo un camion vicino all'Eurospin proprio per chi ha la difficoltà. Purtroppo c'è ancora questo. Ma con un servizio adeguato, idoneo, serio, perfetto, sicuramente diminuirà anche questa forma di rifiuto di fare la raccolta differenziata. E quindi sono sui rifiuti. Quindi sono certo che con una ditta più seria, una ditta nuova, oggi siamo in fase di gara d'appalto, certo, sono già scaduti i termini per la presentazione delle domande, si sono presentate alcune ditte e si è aperta la procedura di gara. Pertanto io penso che nel giro di pochi giorni ci sarà l'assegnazione della nuova ditta, sperando che vada tutto bene, perché poi ricorsi, certo, sperando che non ci siano ricorsi, eccetera, eccetera. Pertanto anche questo è un problema che può essere sicuramente superato. Ecco Giuseppe, oltre alla raccolta differenziata, il programma elettorale di Costanzo Cascavilla è molto variegato e molto anche innovativo da certi punti di vista. È stato ribattezzato il sindaco Smart, per così dire, per il suo modo di pensare la città in modo intelligente. Ecco, in che modo potrà realizzarsi praticamente questo concetto di città smart? Vedete, la città smart, così come ha intitolato il programma Costanzo Cascavilla, qualcuno non riesce a capire che cos'è, ma purtroppo non possiamo farcene una colpa, perché per capire delle cose bisogna studiarle. Uno non può dire Costanzo Cascavilla usa troppo l'inglese. L'inglese oggi è diventato, alcune frasi sono diventate integrate nel vocabolario, certo, italiano. Le smart city. Però forse per una fascia di popolazione un po' più in avanti con l'età c'è un po'. Sono d'accordo con te, ma se non ci innoviamo resteremo sempre tutti in quella fascia. Allora qual è l'obiettivo? Iniziamo a spiegare una cosa in maniera semplice, perché bisogna spiegarle, certo, in maniera chiara e semplice che cos'è una smart city. La traduzione è facile, significa città intelligenti. Però perché si fa l'uso di questo termine smart city? La smart city non è altro che un modello di città. Ed è un modello di città che già è stato utilizzato in altre città. In tantissime città sono partiti con la smart city. È un modello innovativo che si muove su tutti i temi, in tutte le direzioni, applicando determinati modi e metodi di affrontare i problemi. Le smart city sono quelle città dove
ti danno la possibilità di affrontare, di risolvere i problemi e di raccogliere le idee dalla gente. Allora, con questi meccanismi è stato già ormai utilizzato in altre città dove si vedono i frutti. Per esempio, ci sarà a livello di comunità europea, ci sarà, lo chiamano Horizon 2020, cioè 2020. Horizon 2020 è un progetto comunitario immenso, dal quale progetto saranno investiti tantissimi milioni di euro. E una città come San Giovanni, che è conosciuta in tutto il mondo, non può farsi trovare impreparata. Perché quando si creano dei progetti, le città intelligenti si organizzano prima e fanno trovare pronti quei progetti che possono essere finanziati attraverso queste misure. Cioè parliamo di miliardi di euro che saranno riversate sulle città che saranno pronte come smart city. Ora spiegarlo a candidati che dicono: ma qua la smart city, qua dobbiamo parlare semplice. Io direi, dobbiamo parlare semplice, però dobbiamo parlare anche bene. Cerchiamo di farci capire. Sono d'accordo a parlare semplice, ma parliamo semplice delle cose nuove. Le città smart producono lavoro, risolvono i problemi delle criticità, delle crisi che ci sono e risolvono i problemi dell'innovazione. Innovazione è lavoro. Per esempio nel campo turistico, la città smart ti porta ad essere un libro aperto a livello internazionale. Nei trasporti, nel turismo, nelle politiche agricole, in tutti i settori. È proprio un modello di città. E se noi non ci facciamo trovare pronti, vuol dire che siamo dei governatori, degli amministratori che non abbiamo la visione a lungo termine, quella visione di cui mi onoro di far parte, che faceva riferimento tantissimi anni fa lo statista Aldo Moro, il quale diceva: per governare bene bisogna guardare lontano, quindi programmare il lavoro, programmare le città. Io voglio dire due aspetti dal punto di vista, ecco, dell'operatività. Sì. Diceva: fino ad oggi che cosa è stato fatto? E io dico che fino ad oggi è stato fatto qualcosa di cercare di sistemare l'ordinario. Perché la fogna bianca, per esempio, che tutti noi ci vantiamo di aver fatto sta fogna bianca, però in realtà la fogna bianca non è altro che un'opera che doveva esserci già da tempo. Quindi è un'opera di ordinaria amministrazione. È vero che ci è costata 5 milioni perché non è finanziabile, però è anche vero che è un'opera ordinaria, ma se non viene mai fatta diventa straordinaria. Certo. Allora noi in questi anni, secondo me, abbiamo ricomposto l'ordinario, e cioè ti elenco alcune opere importantissime. Noi abbiamo speso milioni e milioni di euro sulle scuole. Le nostre scuole, forse tra i pochi comuni d'Italia, abbiamo le scuole per i nostri figli che sono tutte agibili. Agibili nel vero senso della parola, con certificati di agibilità, con scale di uscite di emergenza. Alcune scuole hanno avuto anche delle buone innovazioni. Adesso c'è la pubblicazione del bando anche per quanto riguarda il risparmio energetico negli enti pubblici, nelle scuole, eccetera, Ecco eccetera. Giuseppe, però anche per le scuole, diciamo la città in generale, non ritieni che una smart city che si rispetti debba badare anche al miglioramento di una città a misura d'uomo, a misura di tutti, e mi riferisco in particolare all'abbattimento delle barriere architettoniche? La città smart fa questo. Cioè le smart city, proprio anche in questi settori, intervengono dei meccanismi particolari. Perché? Perché quando si parla di smart city si innescano e partono dei meccanismi di cooperazione. Oggi non si guarda più al pubblico il quale deve solo fare assistenza e assistenzialismo Certo. in alcuni casi. Oggi il pubblico si deve interfacciare con il privato, cooperare, creare quelle strutture che servono per migliorare la vivibilità. E la vivibilità significa anche abbattere le barriere architettoniche, sistemare le scuole, anche se sulle scuole, ripeto, è stato fatto Certo. tantissimo. E tutte queste altri tipi di opere e programmazione per quanto riguarda i servizi. Ora, se noi non riusciamo a capire questo, ci troviamo indietro. Noi non ci possiamo più permettere di restare indietro, perché San Giovanni Rotondo fa
forse tra tutte le città d'Italia è tra le poche città che ha la possibilità di partire prima delle altre, nonostante ci sia questa crisi. Partire prima delle altre proprio perché abbiamo un turismo importante, anche nel campo turistico, come dicevo prima, è talmente importante attivare i sistemi di smart city che se non lo facciamo stiamo vedendo come il turismo sta morendo dal punto di vista della religiosità e dal punto di vista della cultura, tanto che nel programma c'è un grande centro che noi vorremmo fare di attrattore culturale. Proprio perché la nostra città non può essere solo la città di San Pio, anzi ci onoriamo di questo, ma non può essere solo la città di San Pio, deve essere la città della cultura, la città dello sport, deve essere la città della cultura anche agroalimentare, eccetera, eccetera, eccetera. Diversificare Quindi ci l'offerta. vuole questa grande visione, questa grande capacità di aprirci. Magari Giuseppe anche con un occhio particolare al centro storico. Al centro storico, anche lì. Ci saranno delle valanghe di finanziamenti attraverso questo sistema di Horizon 2020. Quindi noi dobbiamo essere pronti ad attingere a questi finanziamenti che stanno per partire. Diciamo, prendere la palla al Allora, balzo, come se possiamo non dire. ci programmiamo, se non ci prepariamo, e chi più di Costanzo Cascavilla che ha le competenze in questo? Cioè noi a volte facciamo spesso, io questa cosa non voglio che si ripeta. Il cosiddetto nemo profeta in patria. Non voglio dire che Costanzo è un profeta, lo utilizzo come paragone. Cioè noi abbiamo una persona che viene richiesta da tutte le regioni, ma ce la chiamano, lo chiamano dappertutto, tanto che lui è una grande difficoltà, perché adesso sta iniziando a fermare, insomma, Certo. determinati impegni che ha, perché se deve fare il sindaco a San Giovanni Rotondo, poi deve dedicarsi pienamente a questo impegno. Lo chiamano in Molise, lo chiamano in Abruzzo, lo chiamano all'estero. Albania, Montenegro, anche a livello, anche in Marocco ha fatto dei progetti con il Marocco, cioè sta facendo dei progetti importantissimi. Perché non utilizzare, anzi uso il termine ancora più sporco, sfruttare queste capacità? Questa risorsa a San Giovanni Rotondo. Ritengo che oggi sia tra le quattro proposte, la proposta non solo più seria, e anche come coalizione, perché si stanno giocando troppo su questo fatto che dietro a Costanzo ci sono i dinosauri. Cioè i dinosauri dietro a Costanzo sarebbero Giuseppe Miglionico, Mauro Cappucci, Mangiacotti, questi sono i dinosauri. Innanzitutto voglio chiarire che queste persone hanno il casellario giudiziario pulito, nonostante qualcuno sta buttando fango perché non avendo argomenti la buttano in caciara e quindi Poi si sa, ormai parlano male delle i social persone. network sono Noi diventati mezzo. Fortunatamente abbiamo la calma, la serenità e abbiamo la coscienza pulita, quella ci fa stare Ecco, però tranquilli. Giuseppe, qualcuno ha storto il naso non per la coalizione, però come dire, per i rapporti passati all'interno dell'attuale coalizione. Sappiamo tutti, non è un mistero ultimamente anche dei rapporti non idilliaci anche fra te e Gaetano Cosenza, tra Antonio Pio Sì, Cappucci e Mauro Cappucci. Ecco, come avete fatto a vedete. trovare un po' la sintesi? Mi fa piacere che mi hai fatto questa domanda, perché spesso si evita di parlare di Certo. queste cose. Dobbiamo distinguere i rapporti che possono essere interpersonali dai rapporti della cosiddetta responsabilità amministrativa e di governo. È importante questo. Un governatore serio non guarda al fatto che Antonio mi è antipatico o che Antonio ha fatto qualcosa che mi dà fastidio. Noi andiamo oltre. A parte che i rapporti tra me e Gaetano Cosenza non sono mai stati brutti, perché sostanzialmente abbiamo avuto delle visioni diverse. Cioè, Ma scontri io e politico-verbali, Gaetano l'ho assolutamente. sempre rispettato, ci siamo sempre rispettati. Conosco la sua onestà intellettuale, culturale, eccetera, e l'apprezzo. Penso altrettanto ci sia dall'altra parte. Allora si va oltre per governare la città. Queste cose non possono fermare un progetto serio. Queste cose non possono far cadere le amministrazioni ogni anno, ogni 2 anni. Noi dobbiamo essere superiori, ci dobbiamo elevare. E anche in questa campagna elettorale stiamo cercando di portare un profilo basso, parlando alle persone solo di quello che vogliamo fare, non parliamo male degli altri. Perché se andiamo ad esempio a fare il paragone dei dinosauri che stanno da una parte, dall'altra,
Io direi che insomma Maruzzi non è che è messo tanto bene. C'è gente che ha fatto cadere due amministrazioni consecutivamente e avrebbe fatto cadere anche la terza. C'è gente che è stato segretario di Forza Italia. C'è gente che è stata candidata a sindaco di Forza Italia, che oggi è candidato proprio nella lista Maruzzi. Persone che io rispetto, ci vogliamo bene, cioè io parlo della questione Chiaro. politica. Allora non guardiamo a queste cose non servono a nessuno. Alla città serve sapere che c'è una componente che ha deciso di governare la città in maniera seria. Io ho un dubbio che sia Pompiglio come coalizione, che sia la coalizione Maruzzi, stanno facendo di tutto per attoccare la coalizione Costanzo Cascarino per un motivo molto semplice. Perché sanno che a parte che possiamo vincere, sono certo che vinceremo, perché la figura di Costanzo sta andando benissimo, è accettata in tutte le famiglie, in tutte le case, in tutti gli ambienti. Ma la paura grande è che se vinciamo, all'interno di quella gente, proprio quelli che sono dietro, come dicono loro, sono persone che non fanno cadere le amministrazioni. Io ci sono cascato una volta, mi sono fatto condizionare e ho dichiarato in tutti gli ambienti di aver sbagliato. È gente che molto probabilmente durerà 5 anni e molto probabilmente se Costanzo, come noi auguriamo e siamo certi che succederà, governerà in maniera seria, umile e professionale. Forse sarà la prima volta che si riproporrà lo stesso sindaco e si farà un secondo mandato. E questa è la paura che hanno. Perché con questi meccanismi non si gioca più sul comune. Sul comune si fanno le cose serie, al di là di quelli che sono i giochetti dei singoli partiti. Ecco, Giuseppe, hai parlato delle due avversarie, diciamo, principali, Pompiglio e Maruzzi. La tua opinione sul Movimento 5 Stelle? Movimento 5 Stelle, io devo dire, Sulla figura di Federico Fiorentino? sono un po' critico perché innanzitutto ritenevo che Federico Fiorentino è una persona con cui io ho una lunga amicizia, ci Certo. rispettiamo moltissimo, però ritengo che il Movimento 5 Stelle a San Giovanni sia stato snaturato, perché il Movimento 5 Stelle nasce per essere la novità, per raccogliere gente che non ha mai fatto politica, per raccogliere persone che abbiano uno spirito diverso. Detto questo, penso di aver detto già tutto. Perché Federico Fiorentino è un tecnico, è un segretario generale, Certo. io rispetto dal punto di vista professionale, anzi ho avuto anche spesso la possibilità di Diciamo confrontarmi una su grande alcuni preparazione da un temi. punto di vista tecnico-amministrativo, possiamo dire così. Però in questi giorni ho sempre pensato questo, in questi giorni inizio ad avere qualche dubbio, per due ragioni. Non so se è vero. Hai sentito la nostra intervista? No, non l'ho sentita, però mi dicono fuori che lui abbia detto che il bilancio comunale è a rischio dissesto. E questo non è vero. L'hai detto prima. E un altro fatto, non so se è vero questo, perché se non è vero io non ho nessun motivo di. È stato detto anche in giro che l'ultimo consiglio comunale potrebbe non essere valido, perché fatto nei tempi preelettorali, nel periodo delle 2 o 3, dei 30 giorni preelettorali dove no, normalmente non si può Ma si era fatto anche l'anno deliberare. scorso prima delle elezioni Sì, non regionali, si può quindi. deliberare. In realtà noi non avevamo nessuna intenzione di fare un consiglio comunale, perché è chiaro che nei 30 giorni prima delle elezioni si evitano anche di fare scelte politiche. Ma a parte che è stata una questione di coscienza non lasciare l'ente senza un bilancio approvato, ma abbiamo avuto anche la diffida del prefetto. Il prefetto ci ha mandato una lettera invitandoci ad approvare il bilancio. O come si può dire che non è valido un consiglio del genere? Oppure può darsi che lui dica che non sia valido perché non è stato ripristinato l'organo visto che c'è stata la dimissione di un consigliere comunale. Ma anche lì il regolamento parla chiaro. Ci sono 10 giorni di tempo Certo. per ripristinare l'organo. Purtroppo il primo dei non eletti ha rinunciato. E allora si dovrebbe fare un ulteriore Certo. consiglio comunale, ma il segretario ci ha garantito che siamo nella piena Anche perché legittimità. Appunto, mancano 10 giorni al voto, quindi mi quindi sembra alquanto ormai impossibile. è chiusa questa Siamo questione. addirittura d'arrivo. Però ecco, anche sul Movimento 5 Stelle io voglio dire qualcosa. Io ho notato che lo spirito con il quale è iniziato questo movimento a livello nazionale, regionale, locale, secondo me sta già iniziando a cambiare. Io do atto al Movimento 5 Stelle su alcune cose, cioè io ritengo che sia stato quel movimento che ha dato la scossa alla politica. E ora basta, perché state esagerando. Certo. E quindi
gli do un ruolo importante, gli do un aspetto che ha svegliato un po', ecco, gli animi della politica. Anche all'interno del Consiglio regionale pugliese, come dire, Per stanno esempio, io proprio animando. perché frequento il Consiglio regionale pugliese, sono un po' deluso anche di come loro agiscono. Do dei dati. Nei primi mesi loro hanno, mi sa, nel regolamento, nello statuto, non so quale organo Sì. li dà le motivazioni di fare determinate azioni, che restituiscono circa metà dello stipendio. Questo è vero, perché all'inizio noi andiamo a controllare, no? Che ci teniamo a vedere queste cose. All'inizio restituivano chi 3.000, 3.500, 3.700 sui 7-8.000 che prende un consigliere comunale, regionale. Però stiamo vedendo che adesso hanno inserito Magari il prendesse un consigliere meccanismo, comunale. hanno inserito il meccanismo di giustificare le spese. E ho visto che alcuni consiglieri regionali che nel primo mese hanno restituito 3.500-3.700, nell'ultimo mese proprio, il mese di aprile, hanno restituito 17 euro. Qualcosa sta cambiando. Devono finanziare la campagna Non elettorale, lo so, ma diciamo allora io così. dico che, e ho un'opinione diversa, io dico che il politico può guadagnare quanto vuole, Certo. però se produce, perché se produce bene e governa bene, non dà fastidio a nessuno se guadagna un po' di più. Ma se guadagna e non produce, io direi proprio di non fargli guadagnare niente. Questa è Ecco, una. Poi fatta questa domanda. all'interno della lista del Movimento 5 Sì. Stelle sappiamo tutti che c'è gente che ha fatto politica. Quindi non c'è una novità, ecco, io non voglio parlare delle persone perché rispetto Qualche tutti. novità c'è, però c'è anche qualche volto Spesso, conosciuto, diciamo anzi, così. molti di loro siamo proprio Sì. amici. E rispetto anche come persone, sono persone per bene. Però se diciamo che facciamo un movimento che si basa su questi principi secondo me non ci sono riversati nella lista di San Giovanni Rotondo. Ecco, Giuseppe, la chiacchierata, come dire, prosegue anche amabilmente. Abbiamo parlato di tanti argomenti. Andiamo in conclusione parlando di un tema importante a San Giovanni Rotondo e molto sentito, l'annosa questione della SICEL. Ecco, voi Sì, come sì. coalizione avete inserito questo punto all'interno del vostro programma amministrativo e brevemente cosa avete intenzione di No, fare? allora, a parte che non è un problema da inserire in un programma amministrativo. Un problema da risolvere. La SICEL è un problema che io conosco bene, che ho approfondito in tantissimo tempo, di studi, di incontri, eccetera, eccetera. Su questo argomento devo dire che in questi giorni si sta facendo una campagna elettorale veramente, veramente di basso livello. Non si può giocare sui problemi delle persone. Proprio in questo studio, un consigliere comunale, posso fare una battuta, perché in politica si fanno anche le battute, no? Certo. Mi è sembrato come quando c'era Cettola Qualunque che diceva, Renzi ha detto toglieremo l'IMU, no? Fanno il paragone, e Cettola Qualunque dice la toglieremo 2 volte. La stessa cosa è successa quella sera in questo studio. Un consigliere comunale ha detto testualmente queste parole, avrete tutti la casa. Questa non è possibile una cosa del genere. Questa è una presa in giro plateale. Io do un dato. Queste case, circa 60 famiglie, di queste 60 famiglie, 40 le hanno già acquistate all'asta. Quindi è già una corbelleria che è stata detta. Poi il comune non può assolutamente avere nessun ruolo nel dare le case a loro. Il comune ha il ruolo di mettere insieme tutte le situazioni, le varie situazioni e cercare di trovare una soluzione. Questo sì, l'abbiamo tentato in tutti gli incontri, in tutti i modi. Ci Ecco, ma c'è una reale soluzione a questa faccenda? sono le soluzioni, ma è una questione sub iudice. Ci sono delle cause in piedi. C'è un tribunale civile che ha attivato la procedura esecutiva e che secondo me, ma è una mia opinione, non poteva farlo. C'è un TAR che ha dato ragione al comune, il quale ha detto avete fatto bene a prendervi indietro il terreno e per il diritto di accessione quelle case sono le vostre. Oggi siamo nella fase in cui c'è il ricorso al Consiglio di Stato. Quindi siamo in fase ancora di Certo. contenzioso. Chi si può permettere di dire avete le case? Uno che dice bugie, uno che vuol prendere voti mentendo. Allora, anche su questa questione, io voglio aprire un altro piccolo passaggio di natura politica in questo caso, perché sulla SICEL, per parlare della questione tecnica, ci vorrebbero delle ore, che bisognerebbe
spiegare tutti i particolari, che la gente che ci vive lo sa, no? E sanno bene anche la mia conoscenza dell'argomento, perché ci siamo confrontati in tantissimi incontri. Ma la questione politica della Sicilia, qua è molto grave. Perché vedete, qualche candidato consigliere che ambisce da tanti anni a fare il consigliere comunale non ci è mai riuscito. Mi dispiace perché glielo auguro. Ha detto sui palchi che loro, dopo che sono stati qui in trasmissione il candidato sindaco e il consigliere, qualcuno gli ha detto: ma perché il candidato sindaco ha detto sulla Sichel non conosco l'argomento, è una questione che non mi interessa in questo momento. Queste sono state par le parole, io ripeto le Sì, sue di parole. Costanzo Cascavilla, sì. No, di Nardino Maruzzi. Nardino Ah, Maruzzi quando venne qui Nardino Maruzzi, sì. ha detto che questo problema non lo conosce perché non lo ha approfondito e al momento non gli interessa. Ci può stare. Però poi un candidato consigliere sul palco ha detto che, sul palco o sui social network, che loro sono talmente attenti a questo problema che all'interno di una lista c'è proprio una compagine candidata proprio come Sichel. Sì, ci sono diversi Allora, questo è un problema serio, esponenti. questo è un problema serissimo. Non è possibile che in una coalizione si possa accettare delle candidature per risolvere un problema, una questione specifica. Perché io ritengo che gli amministratori, sindaci e chiunque sono che vanno ad amministrare, devono essere terzi. La cosiddetta terzietà sugli argomenti, sulle questioni. Quindi l'imbarazzo di Nardino Maruzzi, io lo condivido quando gli si fa una domanda sulla SICE, perché è portatore di un interesse specifico. Quell'interesse deve essere risolto in maniera terza, in maniera disinteressata, perché può essere un interesse che può andare in contraddizione con altri interessi della città. Quindi va risolto in un modo molto, molto, molto trasparente, Certo. perché è un problema, lo riconosciamo tutti, perché è una cosa bruttissima che dei cittadini hanno l'unica colpa di aver dato dei soldi per acquistare una casa, è una cosa bruttissima. Ma comunque, diciamo Purtroppo a che livello legale si è creato questo certo. minestrone di problemi e di imbrogli. Poi non so se abbiamo ancora un po' di tempo, perché 5 minuti. volevo parlare anche proprio un passaggio su un'altra questione che è stata tirata fuori in questi giorni. Una questione che conosciamo tutti bene, la questione del piano sociale di zona. Sì. Anche da questa trasmissione, ma anche sui palchi, è stato detto sempre dalla stessa persona che i servizi sociali, il piano sociale di zona è stato chiuso ed è stato chiuso per motivazioni politiche. Anche qui, no? Si cerca di prendere dei voti, dei consensi o di sembrare persone preparate Poi non si può negare la grande difficoltà del piano per sociale di zona. no, non si può negare, tanto che noi abbiamo lavorato in maniera intensa per trovare le soluzioni. Però dire che è stato smontato tutto l'ufficio perché erano appartenenti a politici che non c'erano nella nostra compagine. È una bugia. Quegli uffici purtroppo sono stati chiusi perché li hanno lasciati con 4 milioni e mezzo di euro di debiti, cioè non di debiti, di soldi distratti, cioè utilizzati per altre cose che non sono stati più utilizzati per quel servizio. Quindi come si poteva fare a pagare queste persone? Non solo, sono stati fermati i servizi in seguito ai soldi Certo, che sono stati con tutta la distratti. situazione del dissesto a San Marco in Lamis, Ora, cosa è eccetera, eccetera. successo? In questa fase, e io riconosco un ruolo importantissimo all'UDC, l'UDC locale, l'UDC di San Marco in Lamis nella figura del sindaco di San Marco in Lamis, l'UDC di Rignano nella figura del sindaco di Rignano, perché Vito Di quando Carlo, fui certo. eletto era dell'UDC, oggi è un po' critico, ma è eletto dall'UDC. E anche nella figura di San Nicandro Gargano attraverso il vice sindaco che oggi neanche a farlo apposta è il segretario dell'UDC a San Nicandro. Cioè che significa le relazioni, i rapporti, il buon parlare, trovare le soluzioni. Siamo riusciti con tanta, tanta fatica ad approvare il consorzio. Perché si è fatto questo consorzio? Spieghiamolo proprio in maniera Certo, semplice. ha presidente il dottor Giuseppe Pizzicoli, Il dottor ricordiamo. Giuseppe Pizzicoli, il quale è stato accusato anche di nomina politica. E anche lì è
una cosa insomma non bella, perché Pizzicoli è un professionista trasparente, la sua storia la conoscono morale tutti, quindi non è una persona politica. Allora dicevo, qual è il vantaggio di aver creato il consorzio? I vantaggi ne sono tanti, ma quello fondamentale è proprio perché quando arrivavano i soldi dallo Stato attraverso i PAC, il piano di azione e coesione, o dalla regione attraverso i finanziamenti regionali per i servizi sociali, questi soldi andavano sul conto del comune capofila. Certo. E quel conto lo utilizzavano come un bancomat. Oggi questo non accadrà più, perché i soldi andranno nel consorzio, perché il consorzio ha una cosa importante che si chiama la personalità giuridica, quindi può aprire un conto intestato al consorzio. I soldi quindi vanno al comune capofila, immediatamente trasferiti al consorzio, il quale li utilizzerà esclusivamente per quei servizi. E siamo riusciti ad ottenere anche questo grande risultato, che ormai è sotto gli occhi di tutti e che tutti hanno condiviso, anche le opposizioni. Certo. Quindi noi speriamo che questo risultato, Giuseppe, porti a far ripartire i servizi, certo, sociali, soprattutto per le tante famiglie che hanno bisogno, sostanzialmente i servizi sociali oggi possono ripartire in maniera seria e far partire anche i nuovi progetti che stiamo preparando grazie a Costanzo Cascavilla, il quale ha fatto lo statuto del consorzio in maniera gratuita, proprio per amore del territorio. Quindi anche il consorzio è frutto del nostro candidato sindaco quando non faceva ancora politica. Quindi una continuità anche da questo punto di vista. Ecco Giuseppe, siamo addirittura ad arrivo di questa nostra, sì, bella puntata. Chiudiamo con la nota appunto sulle prossime elezioni del 5 giugno. Tu naturalmente nelle fila dell'UDC, una lista, tanti giovani, tante donne, l'abbiamo visto qualche giorno fa. La nostra è una lista meravigliosa. L'amica Rossella Fini qui, sì, ospite in studio, sì, insieme, gente esperta, alle altre competente donne. Sì. Quindi tanti volti nuovi, ecco, che ruolo vuole avere l'UDC a San Giovanni Rotondo e, come dire, per la nuova amministrazione? Allora l'UDC a San Giovanni Rotondo vuole avere questo ruolo, un ruolo importante, un ruolo anche di copertura politica, perché nell'attuale coalizione il partito che ha referenti in tutti gli enti, a referenti a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. Tanto che annuncio che, nonostante le elezioni in tantissimi comuni d'Italia, nel giorno della chiusura della campagna elettorale, Lorenzo Cesa, il segretario nazionale, l'europarlamentare, verrà a chiudere la campagna elettorale a San Giovanni Rotondo. Pertanto abbiamo un'attenzione del Parlamento europeo, del governo italiano, della regione Puglia, dove abbiamo il presidente del gruppo dei popolari, quindi dell'UDC, e anche negli altri enti. Il nostro ruolo è quello di dare anche la possibilità, dopo che abbiamo fatto i progetti in maniera seria, anche di avere quella possibilità di cosiddetta copertura politica nelle istituzioni. Qualcuno si è vantato di una filiera istituzionale, noi ci vantiamo della filiera seria, dei progetti seri, ma anche noi abbiamo i nostri appoggi nelle istituzioni, certo, e quindi non abbiamo nessun problema. Non c'è un candidato sindaco che è smarrito o che non è seguito politicamente, anzi, ancora di più, perché abbiamo un consigliere regionale che è proprio garganico e del nostro territorio. Certo. Quindi il nostro è un ruolo serio di governo che non prende in giro la gente e che parla delle questioni in maniera chiara, semplice e leale, senza dire bugie. Ecco, quindi, cosa vuole fare Giuseppe Miglionico? Qual è l'ambizione dopo le elezioni del 5 giugno? Naturalmente tornare in consiglio comunale. Giuseppe Miglionico avrà il ruolo di governo, se sarò eletto, di consigliere comunale, o se saranno eletti altri nella mia lista, farò il segretario comunale di un partito di governo. Quindi l'attenzione alle problematiche e alle politiche della nostra città, nessuna invasione di campo. È chiaro che per essere eletto ti devono votare. Certo. Se sarò votato, farò quello per cui sarò votato. Bene Giuseppe, noi ti auguriamo naturalmente il meglio per questa campagna elettorale, che è stata, come dire, un po' flash da un certo punto di vista. Non è durata tantissime settimane, è entrata nel vivo solamente adesso, tra 10 giorni si va al voto, quindi ultimi giorni di rush finale con tante personalità, tanti incontri, tanti dibattiti per convincere, diciamo, la gente a votare bene.
ognuno per la propria coalizione il prossimo 5 giugno. Io ti ringrazio di essere stato ospite qui nei nostri studi, naturalmente ci rivedremo presto anche per commentare i risultati elettorali e magari anche la tua rielezione nel Consiglio Comunale. Quindi tanti auguri da parte mia e dalla nostra Grazie, redazione. grazie a TV Gargano e votate l'UDC. Grazie anche a voi amici di TV Gargano, l'appuntamento è per la settimana prossima. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra, destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Basta. Thank you.